Negli ultimi anni TikTok è diventata una delle piattaforme più famose al mondo. Inizialmente questo social nasce per intrattenere i più giovani, ma adesso sono sempre di più le aziende che si affidano a questo canale. L'ennesima dimostrazione è arrivata con questo video di Vogue. Vogue ha promosso il Vogue Open Casting, ovvero una ricerca per selezionare nuove modelle. Ovviamente i canali ufficiali non erano quelli di TikTok, ma una pagina dedicata del sito di Vogue. Eppure TikTok si è comunque riempito di video che sono poi diventati viralissimi, di ragazze che mostravano i propri profili e la propria catwalk. In questo caso non contano i canali ufficiali, ma nessun brand può essere indifferente a questi numeri così alti di engagement. Questo è un vantaggio non solo per l'azienda che magari nel frattempo ha già individuato il profilo che stava cercando, ma anche per le ragazze, perché ok, magari non saranno mai assunte da Vogue, ma nel mentre con tutta la visibilità che hanno acquisito possono diventare dei profili interessanti per altri brand. Questo ci ha fatto pensare a quanti social hanno influenzato il mondo del lavoro. In questo caso parlavamo di future modelle, ma se parliamo di artigiani, di falegname, di orafi. Figure professionali del genere sono fondamentali, ma lo sappiamo, stanno cadendo nel dimenticatoio. Beh, un profilo del genere potrebbe sfruttare la potenza di TikTok e realizzare dei contenuti che gli permettano di creare una nicchia fidelizzata di clienti ai quali vendere i propri prodotti e i propri servizi. Cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri commenti. Da Auri E Maddi, è è tutto. tutto, ciao!